Grazie Presidente. Allora, vorrei fare una premessa che riguarda il lavoro della Commissione Bilancio, che cerco di condurre sempre nel modo migliore, garantendo a tutti i consiglieri il massimo della partecipazione e dell'informazione, e credo che questo, visto che mi è stato riconosciuto più volte, se qualche volta mi sono solo avvicinato a questo obiettivo, diciamo, ovviamente non posso che essere dispiaciuto, ma ovviamente la Commissione e il governo della Commissione, che ho l'onore di condurre, si muove all'interno di quelle che sono le dinamiche che ogni atto richiede anche in termini di urgenza. Questo documento è stato discusso alla presenza dell'assessore Lemmetti e della ragioniera generale in commissione il 17. Abbiamo affrontato la spiegazione, affrontato perché ovviamente si tratta comunque di un atto complesso. Abbiamo fatto delle domande all'assessore, dopodiché ho chiesto ai consiglieri di esprimere il parere, anche in virtù del fatto che l'OREF non esprime parere sul bilancio consolidato, ma redige una relazione. E c'è anche una motivazione. Il bilancio consolidato rappresenta una fotografia di quello che sono i rapporti in essere fra le società che costituiscono un gruppo. Vale a dire, banalmente, le relazioni economiche di fornitura di servizi, di fatture, che fra una società e l'altra dovrebbero rappresentare i normali scambi, dico dovrebbero perché poi approfondirò, nella normale gestione dei rapporti che avvengono, perché le società sono inserite in un gruppo che lavora insieme su determinati fattori. Fatta questa premessa, vorrei sottolineare che non stiamo votando un atto eversivo, perché sembrerebbe quasi che all'Assemblea viene proposto un atto che chissà quale, no, fattore nascosto voglia suggerire ai consiglieri. No, e questo lo dice anche l'OREF nella relazione. La redazione di questo documento risponde a ciò che la legge prevede, e io inviterei anche i colleghi consiglieri a leggere l'allegato che è alla parte integrante della delibera, dove per ogni singola relazione fra società che appartengono al gruppo esiste l'esatta quantificazione del rapporto economico, che in linea tendenziale, in un mondo ideale, dovrebbe valere zero. Vale a dire, tutte le partite dovrebbero essere riconciliate in modo che ogni singola partita venga correttamente attribuita in dare e avere a una delle due società che all'interno del rapporto descrivono quella relazione. Ovviamente chiedo all'assessore Lemmetti di darmi uno sguardo di fuoco se sto dicendo una sciocchezza, ma non lo fa, quindi sto tranquillo. È chiaro che il mondo reale, ahimè, esiste in pochi casi. Nei gruppi privati, se si è lavorati sui bilanci dei gruppi privati, ci si rende conto che anche in quelle situazioni, in situazioni molto meno complesse, purtroppo nella gestione spesso e volentieri queste relazioni non valgono zero, cioè non esistono tutte le partite riconciliate al 100%, perché l'attività a volte è complessa. Vorrei ricordare che queste relazioni non valgono solo fra Roma Capitale e le partecipate, ma anche fra le partecipate stesse. Quindi, se io analizzo il perimetro di consolidamento di questo bilancio, mi rendo conto che le relazioni possibili sono centinaia. Sì, poi non è che tutti interagiscono con tutti, ma ci sono centinaia di relazioni. Quindi, probabilmente, migliaia e migliaia di movimenti che uno per uno devono essere analizzati e ricondotti ad un'asseverazione, vale a dire al chiarire esattamente quella partita che
e il valore di quella partita a chi deve essere attribuito in dare e avere opportunamente. Che c'è scritto qui dentro? Innanzitutto che il bilancio consolidato per un ente pubblico come Roma Capitale si fa solo da 3 anni, prima non si faceva. Questi signori è una cartina tornasole, perché a un certo punto della storia di quest'ente qualcuno ha detto: signori, dovrete fare anche voi il bilancio consolidato e tirare fuori tutti i casini che eventualmente esistono nella, diciamo, descrizione di quello che quel consigliere che sta parlando, presidente della commissione bilancio, vi sta raccontando in questo momento. Questo perimetro di consolidamento, per l'evolversi dell'applicazione della legge, non è mai stato lo stesso da quando abbiamo cominciato a fare questo lavoro. Il primo anno c'erano 2 società e Roma Capitale. Il secondo anno, perché questo è il terzo bilancio consolidato che facciamo, il perimetro si è ampliato. Quest'anno si è ampliato ulteriormente, quindi le complicazioni nel tempo sono aumentate. Che cosa ci dice l'OREF? Avete descritto bene la situazione, avete rappresentato esattamente quello che è, avete raccontato la verità. Questa verità in alcuni casi può anche essere scomoda. Alcuni bilanci lavoriamo su un preconsuntivo, vale a dire non su un bilancio approvato. Infatti l'OREF ci dice: questo può spostare la visione corretta finale un pochino rispetto a quella che è la realtà effettiva. È vero, perché da un preconsuntivo al consuntivo finale approvato ci possono essere delle differenze. L'altra cosa che ci dice, attenzione, che nel momento in cui esistono delle partite che non riuscite ad attribuire correttamente, dovete utilizzare quello che la legge prevede, che è la riserva di consolidamento. Più è ampio, no, il valore della riserva di consolidamento, e ovviamente meno ci avviciniamo a quello che è la descrizione reale, no, della consistenza del consolidato. Non ci sta dicendo nulla di diverso. Ci dice: dovete tendere a quel risultato, ma noi lo sappiamo, vero assessore? Noi stiamo lavorando per quello, ed è chiaro che al modificarsi delle complicazioni aggiungiamo lavoro, prezioso lavoro. Vorrei ringraziare la dottoressa Castrignanò, che su questo dal primo anno sta investendo molto, ovviamente alla ragioneria, agli uffici, l'assessorato. Ci sta dicendo non che siamo una banda di criminali, assolutamente, ma che dobbiamo rimettere a posto tutto ciò che fino ad oggi non è stato messo a posto. Io ricordo quando c'erano migliaia di partite tra l'ente e l'AMA nel primo consolidato, ricordo che abbiamo dovuto approvare il consolidato con una riserva di consolidamento relativamente corposa, e dopo un'attività che è stata svolta, allora era settembre, in ottobre, novembre, dicembre del primo anno, abbiamo rifatto una nuova versione del consolidato, riapprovata nel mese di gennaio, mi sembra, che era molto più, no, vicina a quello che rappresentava l'ideale. Poi sono subentrate nuove complicazioni e stiamo lavorando mano a mano per ricondurre ogni singola partita, ogni fattura, ogni pezzo di carta, informazioni che spesso mancano, alla corretta interpretazione di quel valore. E vi dirò una cosa che probabilmente, e spero che qualcuno continuerà dopo di noi, su alcune non ci riusciremo, perché l'informazione a disposizione, magari risalente a chissà quanti anni fa, non ci permette in quel momento di attribuire correttamente quella partita. Poi questa può essere l'occasione per parlare ovviamente di tante cose, di tanti argomenti, delle criticità, va tutto bene. Però dire ai consiglieri che stanno votando un atto, che un atto bugiardo, beh, io questo credo che sia una inaccettabile deviazione della realtà, assolutamente. Stiamo votando un atto che ci dice che in un gruppo che ha un perimetro di consolidamento di un 20-25 società ci sono delle imperfezioni da mettere a posto, e che nella, diciamo, affermazione finale dell'OREF
non rappresenta idealmente la situazione, perché c'è un'alea che è stata rappresentata in modo rispettoso della legge e delle regole, che oggi ci allontana dal risultato perfetto che sarebbe lecito aspettarsi. Sulle motivazioni per cui questo è in questo momento rappresenta la realtà, io mi riserverei di capire dove nascono determinati problemi e dove queste difficoltà si generano. Ma il bilancio consolidato non rappresenta la gestione deficitaria di un'amministrazione, assolutamente no. Occorre che spostiamo il tiro rispetto al valore di questo documento. Documento che fino a 3 anni fa, cari signori, non si faceva e che oggi invece ci aiuta a rappresentare quella che è la verità di quest'ente. Grazie.